Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa giornata a tutti voi, miei cari figlioli, nei sacri cuori di Gesù e di Maria. E bentrovati a questo nostro appuntamento con la rubrica Santi e Caffè. Buon caffè a tutti, ci vuole oggi, stamane, un buon caffè perché inizia una nuova settimana. Oggi è lunedì 8 febbraio, inizia il triduo, importantissimo triduo alla Madonna di Lourdes, perché giovedì prossimo è la festa della Madonna di Lourdes, quindi oggi, domani e dopodomani, 8, 9, 10, ci sarà il triduo alla Madonna di Lourdes che vi raccomando di vivere con intensità. Questa sera poi alle 21:15 di oggi, lunedì 8 febbraio, su Radio Domina, sul profilo Facebook, ci sarà la catechesi sull'Apocalisse. Proseguiamo il nostro avvincente. Penso sarete tutti d'accordo, avvincente percorso attraverso questo libro della Bibbia, l'ultimo libro della Bibbia, l'Apocalisse. Questa sera esamineremo l'ultima sezione del capitolo 14, con la pigiatura, con la vendemmia, delle genti e il Kyrios, incoronato re, il Kyrios regale. Potete già trovare il post su Radio Domina e condividete. Questo sempre ve lo raccomando, che condividiate l'annuncio delle catechesi, perché poi, come vedete, c'è sempre gente nuova che viene ad ascoltare e si rende conto, grazie a Dio, che Don Minutella non è proprio così matto come lo lasciano passare, o forse sì, ma alla maniera giusta. Allora, oggi 8 febbraio, la Chiesa celebra la memoria, la festa liturgica di San Giovanni de Mata, fondatore della famiglia religiosa dei Padri Trinitari, vissuto a cavallo tra il XII e il XIII secolo. Il titolo di questa catechesi su di lui è L'amico di San Francesco d'Assisi. Tanti titoli potrebbero essere dati a San Giovanni de Mata, come ora vedremo. Ma a me questo è quello che piace di più e me lo sono inventato io, ma ovviamente in maniera fondata. L'amico, come ora vedremo, di San Francesco d'Assisi. Prima di parlare di lui, devo anche ricordare che oggi, 8 febbraio, si ricorda anche su Santa Bachita, Santa Giuseppina Bachita. Quando io andavo in giro, sono stato in giro per l'Italia, sempre più di una volta ho potuto fermarmi a Schio, vicino al santuario, chiamiamolo così, ancora non è riconosciuto tale, comunque dove è apparsa la Madonna Regina dell'Amore, e lì a poca distanza si trova proprio nella città di Schio il santuario, l'istituto religioso dove riposano le spoglie mortali di questa suora di colore africana che tanto si spese per il Papa e per l'unità della Chiesa e che condusse una vita veramente incredibile. Hanno fatto anche un film su Santa Giuseppina Bachita. Anche io personalmente ho potuto sperimentare che è una santa che si rende molto presente, ecco. Quindi invochiamola e raccomando agli amici del Veneto, soprattutto tra il Veronese e il Vicentino, di essere particolarmente devoti a Santa Giuseppina Bachita, la santa di colore così simpatica che ha attraversato tante prove nella vita, ma si è sempre riferita allo sposo celeste. Invece oggi parliamo, come vi ho detto, di San Giovanni de Mata, fondatore dell'ordine religioso della Santissima Trinità. È stato chiamato dalla tradizione Doctor Eminens, dottore eminente. Ora vedremo perché. Ma il titolo che invece voglio dare è quello di amico di San Francesco e passo subito a spiegare perché, in quanto lui, San Giovanni de Mata, dopo aver fondato quest'ordine religioso, come ora vedremo, si trova a Roma e è papa. Peccato che queste cose non si ripetano più come una volta. Pensate che è papa in quel momento Innocenzo III, quell'Innocenzo III che si mostrerà abbastanza, come dire, disponibile nei confronti, successivamente, nei confronti di San Francesco d'Assisi e di San Domenico di Guzman. È il 1209 quando San Francesco d'Assisi si reca a Roma. Si reca a Roma e rischia moltissimo, rischia la scomunica perché rischia di passare come un nuovo avventore dei movimenti catari albigesi che predicavano la povertà e in una sorta di neomontanismo ritenevano di dover fare a meno della gerarchia ecclesiastica e dell'istituzione della Chiesa. San Francesco invece non era questo, San Francesco era mandato dal Signore e così a Roma lui va
nel 1209 San Francesco d'Assisi con i suoi primi compagni d'avventura per ottenere la benedizione del Papa. Ma non è affatto una vicenda facile, non è semplice, una faccenda molto molto problematica. Per Francesco d'Assisi le cose si mettono molto male, parlano male di lui e dei suoi al Romano Pontefice, e diversi cardinali, nonostante tutto, cercano di metterlo in cattiva luce, le cose si mettono molto male. Francesco d'Assisi non solo non viene inizialmente ricevuto dal Papa, ma addirittura rischia, come vi dicevo, di essere condannato sommariamente perché è considerato un nuovo portatore, addirittura nell'Italia centrale, perché sappiamo che gli albigesi e i catari, questi movimenti neomontanisti, erano diffusi fondamentalmente nella Francia del Sud e poi in Italia settentrionale, ma non c'erano molte cellule eretiche di questo tipo in Italia centrale, nell'Italia anche meridionale. E quindi la preoccupazione di Roma è stata quella di pensare che Francesco d'Assisi potesse essere un nuovo esponente, una sorta di nuovo portatore di questo pensiero neomontanista che fa meno dell'istituzione, che predica la povertà, una chiesa dei perfetti, eccetera. Chi è che lo aiuta? Questo è poco risaputo. Chi è che lo incoraggia e chi è che fa di tutto perché le cose per il mondo francescano vadano per il meglio? È proprio il Doctor Eminence, di cui oggi celebriamo la festa, San Giovanni de Mata, che a sua volta era già stato riconosciuto come fondatore dell'ordine religioso dei Padri Trinitari, che esiste ancora oggi nonostante la soppressione degli ordini che aveva cancellato la sua esistenza. Loro si distinguono per un saio bianco, color panna, a dire il vero, ci potete cercare. E hanno una croce, così volle San Giovanni de Mata insieme a San Felice di Valois, una croce rossa e blu, ecco i padri trinitari, un ordine religioso che nasce alla maniera di quello di San Pietro Nolasco per liberare gli schiavi cristiani dai musulmani. Ecco, allora ricostruiamo un po' la vicenda e poi ritorniamo all'amicizia di Giovanni de Mata con Francesco d'Assisi. I due sono a Roma nel 1209, si frequentano e Giovanni de Mata, come vedremo fra un po', con un colpo di scena che è tipico delle vite dei santi, lo aiuta. Lui era nato, Giovanni de Mata era nato il 23 giugno 1154 e, in Francia. Era nato in Francia e da famiglia nobile e presto viene mandato a studiare teologia a Parigi, ma da laico. Questo non deve stupirci, oggi sta tornando di moda questa cosa qui, ma era una cosa diversa in passato, nel senso che era uno studio che abilitava l'insegnamento stesso della teologia senza nessuna necessaria ricaduta pastorale. Cioè, praticamente c'erano questi dottori, lui viene chiamato Doctor Eminence, che erano dedicati allo studio della teologia, rimanendosene laici. E questo succede a Giovanni de Mata, il santo di oggi, fino a 40 anni. Ecco, il Signore, figlioli cari, teniamolo sempre presente, ci può chiamare in qualunque momento e ci può chiedere qualunque cosa. Noi, attraverso la Madonna, questo è l'insegnamento di San Giovanni de Mata, dobbiamo sempre essere disponibili, perché fino a 40 anni lui insegna teologia, anzi, vi dico di più, a Parigi è uno dei più rappresentativi teologi, tanto da avere come allievo il futuro Papa Innocenzo III. Guardate che meraviglia! Colui che diventerà Papa col nome di Innocenzo III, che sarà decisivo nelle sorti di San Francesco d'Assisi e dello stesso Giovanni de Mata, è stato allievo di teologia di San Giovanni de Mata. Non so, è come per dire che Biagio diventa Papa dopo essere stato mio allievo, oppure Giovanni diventa cardinale dopo essere stato a Piccola Nazareth, cosa naturalmente umanamente impossibile, come sappiamo, ma a Dio nulla è impossibile. Allora, Giovanni de Mata insegna teologia e questo suo allievo poi lui lo ritroverà da Papa a Roma, come ora vedremo. Nel 1140, all'età di 40 anni, scusate. Esattamente nel 1192,
accade qualcosa di inaspettato, come può succedere a tutti noi. Lui diventa sacerdote e nella prima messa ha una visione. Allora, il problema dei modernisti è che hanno cancellato, come sapete, il soprannaturale. Ieri sera parlavamo di Bergoglio che ha murato vivo il miracolo eucaristico. Sono saltati via, raccomando ai collaboratori di eliminare questi messaggi. Sono venuti fuori alcuni messaggi, come si dice, calunniosi nei confronti di Jorge Mario Bergoglio, dai quali noi come Radio Domina ci dissociamo. Invito sempre i collaboratori, Patrizia, Rosanna, Irene, l'equipe della Compagnia di Maria, di vigilare moltissimo, eliminare immediatamente, perché a volte sono fatti apposta per denigrarci, capito? Entra uno di questi intrusi, scrive male contro Papa Francesco con parolacce, maledizioni, morte, augurio della morte, è un pazzo, è questo, è quell'altro, e naturalmente la paga poi Don Minutella. Quindi noi oggi lo ribadisco per l'ennesima volta. Annunciamo la verità. Quando diciamo che è impostore, eretico, apostato, usurpatore del trono di Pietro, noi stiamo portando dati alla mano. Prendiamo le distanze da chi gli dice pazzo, da chi lo dice criminale, da chi gli dice quelle parolacce lì, che noi immediatamente, spero i collaboratori lo facciano, purtroppo non viene fatto rapidamente, vi dico che questo non va a mio favore. Vanno immediatamente dai trolls eliminati i commenti dei trolls, perché servono a denigrare Don Minutella. Allora, ieri sera dicevamo che Bergoglio appunto ha murato vivo, perché lui è Gesù Caristia, il miracolo eucaristico, perché lui è un modernista, e i modernisti non accettano il soprannaturale, ed è per quello che loro neanche più credono alle vite dei santi. Per esempio, le grandi opere, se ci pensate, fioli cari, nella Chiesa, sono nati da ispirazioni e da luci soprannaturali speciali. Non so, anche ai nostri giorni, pensiamo a Madre Teresa di Calcutta, che riceve una locuzione da Gesù che le dice nel cuore, questo deve essere stato anche più forte come iniziativa rispetto a una visione, di lasciar tutto e di fondare una congregazione religiosa per i poveri, che oggi esiste in tutto il mondo. Ecco, faccio un solo esempio, ma gli esempi sono tantissimi, persino i papi talora sono stati accompagnati, visitati, pensate a Leone XIII, da visioni, apparizioni. E San Francesco d'Assisi stesso, no? Vi ricordate? Va e ripara la mia casa che va in rovina. Era una visione. Quindi i modernisti, evidentemente, negano anche questo carattere soprannaturale nelle vite dei santi. San Giovanni de Mata, nel 1192, lui è dottore in teologia, professore, ha il suo mondo, diventa sacerdote. Nella prima messa vede Gesù. Vede Gesù con due schiavi, uno di colore e uno bianco, e Gesù chiede a San Giovanni de Mata, a questo novello sacerdote quarantenne, in questa visione durante la prima messa, chiede di fondare questo ordine religioso in onore della Santissima Trinità. A Roma esiste una chiesa, appunto, dove tra l'altro è sepolta la beata Anna Maria Taigi, e lì ci sono i padri trinitari, lì a Trastevere, nella chiesa di San Crisogono a Trastevere, e di fondare questo ordine religioso per liberare gli schiavi cristiani. Lo abbiamo visto quando qualche settimana fa raccontavamo la storia di San Pietro Nolasco, questi cristiani che venivano spesso giovani, arrestati senza alcuna ragione dai musulmani, e portati in Marocco, soprattutto in Marocco, perché c'era il sultanato, c'era il califfato, anzi. E quindi venivano sottoposti a vere e proprie pene se non accettavano di diventare musulmani, conducevano una vita da schiavi nella peggiore maniera, e imploravano la Madonna come gli ebrei in Egitto. E la Madonna appare, guardate che bello, come il cielo viene incontro alle richieste, dei fedeli che soffrono per rimanere fedeli a Dio. Questo è qualcosa di molto attuale, perché la Madonna appare a San Pietro Nolasco e fonda l'ordine dei mercedari, e Gesù appare presso poco contemporaneamente a San Giovanni de Mata, il santo di oggi, e gli chiede di fondare un ordine anche qui per liberare gli schiavi. Tutto questo è molto attuale. Oggi noi siamo in presenza di un trono di Pietro usurpato, tutti vanno dietro a Papa Francesco, noi ce ne stiamo con Papa Benedetto. Non è escluso che prima o poi il cielo intervenga con la maniera che noi neanche immaginiamo. Alla luce di questa apparizione,
San Giovanni de Mata, divenuto sacerdote, si ritira nei pressi di Parigi per condurre un periodo di, diciamo, eremitaggio, ma Gesù gli aveva detto: ti darò la luce e ti farò incontrare le persone giuste. Conosce proprio di quei dintorni lì San Felice di Valois. Incredibile come vanno le storie dei santi. I due si intendono immediatamente perché San Felice di Valois sapeva dal cielo, ci spiace per i modernisti che sentono queste cose qui, sapeva dal cielo che avrebbe incontrato questo eminente professore di teologia a cui Gesù aveva chiesto di fondare quest'ordine religioso. I due insieme fondano quest'ordine religioso dei padri trinitari. Ma il problema è un altro: scrivere le regole. Non se la sentono di farlo perché dicono: ma noi non siamo all'altezza. E allora guardate come accade. Forse in passato il cielo si manifestava di più, magari, non lo so, non so come la pensiate. Mi sembra a me a volte così che questo è un tempo di deserto divino a causa della tracotanza umana che ha costruito, come fa, si legge dei Catacuntes in Apocalisse, un mondo senza Dio. In passato la presenza di Dio era più eclatante, clamorosa. Pensate che tutti e due, Felice di Valois, San Felice di Valois e San Giovanni di Mata, sognano per 3 sere di seguito Gesù e la Madonna che li invita, che li invitano a scrivere le regole e a portarle al Papa. Dire se qualcuno dei due ha scorto qualcosa sull'altro. La terza mattina, se lo dicono apertamente, io ho sognato questo, anch'io ho sognato questo, insieme vanno dal Papa. Chi è Papa in quel momento? In quel momento è Papa Innocenzo III di Giovanni de Mata. Quindi immaginate voi che l'allievo, l'alunno divenuto Papa, riceve in udienza il suddito che è padre di Valois e sottopongono al Papa Innocenzo III queste costituzioni e queste regole, e immediatamente Papa Innocenzo III approva le regole, anzi, offre delle credenziali per il sultano del Marocco affinché liberi gli schiavi cristiani. La storia racconta una cosa bellissima, che di persona, guardate anche il coraggio di questi santi, San Giovanni de Mata prende la nave e va in Marocco, a casa, quella che oggi si chiama Casablanca. E lì incontra il sultano, il re del Marocco, che gli concede, sulla base delle credenziali del Papa, di avere in dono 200 schiavi cristiani che vengono quindi liberati. La storia racconta che quando arrivarono con la nave a Marsiglia, i cristiani cattolici andarono tutti al porto e accompagnarono i 200 prigionieri liberati dentro la cattedrale, cantando In exitu Israel d'Egipto, all'uscita di Israele dall'Egitto, perché effettivamente era accaduto così. Persino Miguel de Cervantes fu liberato, riscattato, grazie poi nel XVI secolo all'intervento dei padri trinitari. Quindi c'è un merito che dobbiamo e che purtroppo storicamente non viene tante volte messo in luce, perché i meriti del cristianesimo nella ideologia sessantottina e illuministica e dell'ideologia marxista che ha riempito e infarcito i libri di storia, il cristianesimo non deve avere alcun merito, ma solo demeriti. Peraltro anche, come dire, montati come le solite storie dell'Inquisizione, la caccia alle streghe, il caso Galileo Galilei, tutti i meriti che il cristianesimo ha avuto, ovviamente. Ecco, io mi ricordo tante volte, stamattina lo dicevo a un amico mio mentre prendevo il bar, il caffè con lui, non al bar perché non si può, ma prelevato, e dicevo: ma siccome c'è una professoressa che mi conosce, io conosco lei, una professoressa anziana che non mi dà mai il saluto, non mi saluta, allora io talvolta lo faccio apposta di appostarmi dinanzi a lei, e il mio amico mi ha detto: ma te sei proprio che provochi? Ho detto: ma sai cos'è? Che io a scuola ho avuto un trauma con la mia professoressa di matematica, che proprio non c'era possibilità di dire, perché era sessantottina, cioè tutto ciò che è sessantottino, per favore, io lo detesto, va bene? Ve lo dico chiaramente perché lo sappiate, il sessantottismo mi sta sulle scatole.
Ecco, non c'è niente di peggio che io possa odiare. Io dico, non odio nessuno, grazie a Dio, però non mi parlate del sessantottismo perché provo odio, fastidio epidermico, capito? Quando io ancora ci si trova in giro gente che appunto incarna il 68. Se sono poi donne e mettono insieme il femminismo sessantottino, per carità di Dio, io veramente vi dico, mi sale il sangue in testa, ve lo dico perché. Così mi confesso, visto che siamo nel periodo di Quaresima, mi confesso pubblicamente, non lo so io, mi contengo, ma mi sale il sangue in testa quando trovo ancora oggi, nel 2021, quando gli avvenimenti stanno palesemente sconfessando queste ideologie, e te trovi ancora questa gente che persino si veste con i pantaloni a zampa di elefante per rimanere fedeli con quelle sciarpe e da figli dei fiori a quello stile sessantottino, qualcosa di odioso. Il 68 ha provocato una rilettura della storia che è falsa, che ancora oggi viene insegnata dalle scuole dell'obbligo alle università. È qualcosa di inaccettabile. Non so se siete d'accordo, è qualcosa di inaccettabile questo. Cioè, c'è una rilettura ideologica clamorosa della storia anche cristiana. La Chiesa Cattolica in questa rilettura sessantottista, attenzione, non sessantottina, ma proprio sessantottista, perché dobbiamo parlare di, questa è una mia idea, non so se siete d'accordo, di un'ideologia sessantottista. C'è un sessantottismo ideologico che ha fatto danni incalcolabili, ha portato via le generazioni giovani degli anni 70, 80, 90, fino ai nostri giorni, perché la Chiesa non ha alcun merito. In realtà San Giovanni De Mata ha avuto il merito, a cavallo tra il XII e il XIII secolo, di liberare nel corso del tempo migliaia di schiavi cristiani dal soprassalto musulmano, che siccome anche questo non si può dire perché siamo in tempi di ecumenismo, fin tanto che non ci circoncidono tutti i maschi e le donne non saranno tutte col burka, e quindi dobbiamo essere, perché le religioni sono tutte uguali e certe cose non vanno dette, ma in realtà l'Islam ha rischiato seriamente, se non da Oriente ma da Occidente, una cosa che tante volte non sottolineiamo. Meno male che c'è stato Carlo Martello, mai nome fu tanto indicato, no? Che a Poitiers, sui Pirenei, ha fermato l'avanzata del califfato spagnolo, perché altrimenti l'Europa sarebbe oggi islamica, il sogno di sempre. Ma di queste cose non si può parlare, non si deve parlare, perché rischi chissà che cosa. È incredibile vedere il sessantottismo come si è ramificato attraverso il sincretismo religioso e questo livore che Benedetto XVI ha messo in luce tante volte nei confronti del cattolicesimo romano, che invece ha dei meriti incalcolabili. Non ci sarebbe l'Europa come identità culturale se non ci fossero state le radici cristiane, che invece, come penso sappiate molto bene, non è una arringa difensiva. La Chiesa non ha bisogno che la difenda io, e se accade così oggi vuol dire che siamo messi male. E il cattolicesimo romano ha dei meriti incalcolabili, tali per cui non ci sarebbe neanche l'Europa come identità se non ci fosse stato il messaggio cristiano. E allora ecco che San Giovanni De Mata di persona va e viene dal Marocco. Ma avete idea di questo? Fonda 60 case che nel corso di poco tempo diventano 600, sparse per tutto quell'area geografica del sultanato del califfato islamico, che continuava a prelevare cristiani con un indolore immenso. Si parla sempre, lo dico con enorme rispetto, l'ho visto financo ieri sera un film su Rete 4 in seconda serata, della Shoah. È giusto, è giusto, è giusto, non sono un negazionista, ma perché insistere sempre, solo e soltanto, anche da parte, ecco, anche qui i sessantottisti si riconoscono anche in questo. Devono parlare solo della Shoah, ma dei milioni di cristiani sterminati, massacrati nel corso dei secoli in giro, non c'è parola. Attualmente i cristiani del Medio Oriente, delle chiese medio orientali, della fascia medio orientale, hanno subito, prima con l'ISIS e prima ancora con Al-Qaeda, ora con l'ISIS, enormi sofferenze, tragedie immani, cioè fucilazioni di massa, crocifissioni in Nigeria, in Sudan, fino a Natale è stato ucciso
ucciso Muhammad, un islamico che è divenuto cristiano, lo hanno lapidato, sepolto vivo, nessuno alza parola, solo gli ebrei, che è vero che io non sono un antisemita e nessuno può puntare il dito perché io ho imparato a essere furbo, è vero che hanno sofferto molto ed è giusto riconoscerlo, ma non sono gli unici ad avere sofferto. La Chiesa cattolica ha sofferto di più degli ebrei nel corso dei secoli, molto più della Shoah. Se gli ebrei hanno conosciuto una Shoah e tutto il mondo si deve più o meno dovutamente inchinare dinanzi a questa immane tragedia, guardate che la Chiesa cattolica di Shoah ne ha conosciute non poche nel corso dei secoli, ma ecco che il 68esimo deve a tutti i costi convincere che questa è una rompiscatole, questa chiesa di Roma che è oscurantista, rimane quell'appannaggio volteriano di Voltaire, per cui la chiesa è soltanto, esiste soltanto per oscurare la ragione umana, capite? Ecco, invece i meriti sono tanti. San Giovanni de Mata, immaginatelo voi, questo qui che insegnava teologia a Parigi, poteva avere una sua carriera, diventa prete, nel 1192 Gesù gli appare e va a liberare gli schiavi cristiani esponendo la propria vita, rischiando la morte da parte dei musulmani. È così, è una storia assolutamente sorprendente che nasce anche questa da una rivelazione divina. La storia della Chiesa è piena di questi interventi continui del Signore, che oggi si vede a dire per un po' a metà, del Signore che appunto interviene di continuo per venire incontro alle difficoltà e alle sofferenze della sua sposa. E vi dicevo, concludo con ciò con cui avevo iniziato, San Giovanni de Mata, il titolo è Amico di San Francesco d'Assisi. Ormai stanco e provato, San Giovanni de Mata si reca a Roma, dove va a vivere nella casa generalizia dell'ormai approvato ordine dei padri trinitari, che ripeto esiste ancora oggi e che si impegna verso le nuove schiavitù. Ma non entro nel merito. Invece voglio raccontare di questo altro dettaglio. Il primo colpo di scena che secondo me è delizioso nella vita di quest'uomo, San Giovanni de Mata, è che diventa sacerdote e vede Gesù nella prima messa. Il secondo colpo di scena è che il suo allievo di teologia, il suo studente, diventa papa, Innocenzo III, ma per me il colpo di scena clamoroso è l'amicizia con San Francesco d'Assisi. Avevamo iniziato così oggi la nostra rubrica dicendo che nel 1209 San Francesco d'Assisi si reca a Roma con i suoi primi collaboratori per incontrare il Papa, ma non c'è verso di farlo. Dai libri di storia non emerge. Emerge certamente che Francesco d'Assisi, che dormiva lì per lì dove capitava, fu ospitato, pensate un po', fu ospitato da San Giovanni de Mata. E che questo santo quindi fosse veramente un doctor eminens lo dimostra che mentre tutti a Roma consideravano più o meno tutti Francesco d'Assisi un matto, no? Un pazzo, uno che non ci stava con la testa, uno spaccone, sognatore, neo-montanista, l'unico, come ci risulta, che a Roma lo capisce, che forse anche per illuminazione divina, perché San Giovanni de Mata aveva il dono delle locuzioni interiori, ma oggi sarebbe considerato degno di essere crocifisso in TV, considerato matto, pazzo e scomunicato, e forse in ragione di queste locuzioni interiori Giovanni de Mata cerca Francesco e lo porta in casa propria. Tra i due nasce una profonda amicizia preziosa perché Giovanni de Mata incoraggia Francesco d'Assisi. E non è escluso che è vero che Innocenzo III, come si vede nelle affreschi di Giotto, vede questo frate che porta la Basilica Lateranense sulle spalle, che è appunto San Francesco d'Assisi, ma non è escluso che però Giovanni de Mata, il suo antico allievo divenuto papa, abbia potuto, diciamo, dare una parola positiva. Anche questo è molto importante. San Giovanni Bosco, per esempio, per fare un solo altro grande nome come San Francesco, se non ci fosse stato qualcuno tra i cardinali che lo appoggiava, il papa l'avrebbe condannato. Lo stesso il Monfort, altri santi hanno conosciuto cardinali, vescovi o semplici preti, però di grido, che hanno per
perorato la loro causa e questo è molto importante. Giovanni De Mata perora la causa, lui fondatore dei Padri Trinitari, di Francesco d'Assisi. Bisognerebbe che i francescani, però quelli veri, i francescan bergogliani ormai sono, no? Sono i francescan bergogliani. Quando si dice sono seguaci di San Francesco, non si è più capito qual è questo San Francesco, perché potrebbe essere il figlio dei fiori, sessantottista ante litteram, Francesco d'Assisi, oppure potrebbe essere il San Francesco odierno. Non sappiamo bene, la narrazione non è molto chiara, ma dovrebbero essere grati a San Giovanni De Mata, perché veramente lui ha perorato la causa e ha fatto in modo che Francesco d'Assisi non venisse condannato. Poi il cielo è intervenuto, perché Innocenzo III sogna appunto Francesco d'Assisi, ma non c'è dubbio che se non è arrivata la condanna immediata, come ci si aspettava, è perché Giovanni De Mata ha fatto di tutto per aiutare il suo amico Francesco d'Assisi. Bella questa storia di amicizia, non so se siete d'accordo, tra San Francesco d'Assisi, ancora un giovane alle prime armi nella vita della Chiesa, e l'ormai anziano e provato Giovanni De Mata, che morirà di lì a qualche anno, che lo mette sotto la propria protezione, ne parla bene a Papa Innocenzo III, lo accoglie a casa propria, lo ospita, lo protegge, lo custodisce. Sempre il Signore fa incontrare i santi tra di loro, sempre quando un'opera viene da Dio va avanti senza mai fermarsi. Ed è proprio questo, concludendo, che vorrei dire. La storia di San Giovanni De Mata, liberatore degli schiavi, è incredibile. I benefici di quest'opera si svilupperanno anche nei secoli successivi. Vi dicevo che Miguel de Cervantes è stato liberato, affrancato dalla schiavitù del califfato islamico di Spagna, grazie all'intervento dei Padri Trinitari. Padri Trinitari che, siccome erano di estrazione franco-iberica, non hanno mai accettato fino in fondo che per molto tempo i resti mortali di San Giovanni De Mata fossero a Roma. Sapete che è accaduto? Credo sia un fatto forse unico, se non unico, raro nelle vite dei santi. Due padri trinitari hanno organizzato un blitz nottetempo, hanno trafugato i resti mortali del loro fondatore e se lo sono portato in Spagna, per cui oggi San Giovanni De Mata non è più a Roma ma a Madrid, ecco, e quindi questo ci parla di un testimone di Cristo veramente straordinario, amico di San Francesco d'Assisi. Lui inizia tutto con una visione. Fiori cari, è tempo in cui il soprannaturale continua ad agire. L'onta modernista, alleata del 60, ha praticamente maculato l'identità cattolica fino al tentativo di liquidarla per sempre. Non prevalebunt, lo sappiamo, e intanto mentre gustiamo l'amicizia soprannaturale tra Giovanni De Mata e Francesco d'Assisi, auspichiamo che anche tra di noi ci siano queste relazioni di amicizia, relazioni di affetto, io ne ho tante, relazioni e legami che però siano di carattere soprannaturale, come lo era quello tra Francesco d'Assisi e Giovanni De Mata. Bene, miei cari, io ho concluso, vi do appuntamento questa sera alle 21:15 con la catechesi. Su Radio Domina proseguiamo il nostro ciclo di approfondimento di Apocalisse, l'ultima sezione del capitolo 14, quella, come vi ricorderete, di venerdì scorso, quando compare l'agnello. Il titolo ve lo leggo per intero: la mietitura e la vendemmia, la falce e il Kyrios regale. C'è veramente una bella immagine del post, ve la mostro, vedete, una delle tante immagini Apocalisse. Vedete che c'è uno degli angeli che versa la coppa, lì c'è la grande bestia, il fiume di fuoco, la città santa. Insomma, non perdetevi la catechesi di questa sera, soprattutto però condividetela. C'è spazio per due telefonate, vediamo un po', ecco, c'è la prima. Pronto? Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Buongiorno. Prego, Marta. Sì, io volevo chiedere questo. L'orazione di San Leone XIII a Michele Arcangelo, sì, quella che il sacerdote recita, sì, alla sì, fine della messa. Ecco, volevo sapere, quella è stata l'orazione integrale o no? E poi, la domanda è in versione... c'era
Ah, ho capito, ho capito, centrale. sì. Non ho capito la seconda domanda, figliola cara. Volevo sapere se questa preghiera, San Michele Arcangelo, può essere recitata anche da un laico, Ho cioè capito, questa sì. canzone del, o se solo il sacerdote la può dire. D'accordo, ti benedico con tutto il cuore, santa giornata. La preghiera che troviamo da recitare ogni giorno, escluso qua i giorni in cui ci sono le messe di prima e seconda classe al termine della messa, le preci leonine o leoniane, è una preghiera non integrale. Quella che scrisse Leone XIII subito dopo aver visto, subito dopo aver visto la visione di Satana che attaccava la Chiesa. È una preghiera molto lunga e tra l'altro si parla proprio del trono di Pietro che viene preso di mira, per cui lui dice quella che era la cattedra da cui parte la verità diventa occupata appunto dalla menzogna e quindi la preghiera è lunga e articolata. Quella che noi recitiamo ogni giorno alla fine della messa tradizionale è invece la parte centrale, la parte corposa dove c'è proprio l'invocazione all'Arcangelo San Michele. In questo senso non c'è nessun problema a poterla pregare anche i laici tutte le volte che volete, anzi, pregatela spesso, io lo faccio, pregate spesso San Michele Arcangelo, invocate la sua intercessione perché è utile sapere sempre che lui ci protegge, ci assiste dal cielo e ci aiuta nella lotta contro il diavolo. Questa preghiera, quella integrale, però sarebbe bene che la conosceste per chi conosce il latino nella sua forma originaria. Ma c'è anche la traduzione in italiano, ecco, su internet la trovate. L'ultima telefonata, pronto? Pronto? Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato, Don Alessandro, sono Romano dalla Spagna. Dimmi pure, Romano. Mi riferisco all'ultima catechesi che lei ha fatto sull'Apocalisse, Sì? al verso 12 del capitolo 14. E io nella edizione che Leggi il ho, versetto, leggi il versetto. quelli che osservano i comandamenti, e quello è quello che la Bibbia che io ho in possesso, quella della CEI, l'edizione Leoniana 92, mentre lei ha letto invece quelli che custodiscono e successivamente ha letto conservano. Ora io volevo sapere qual è la parola greca esatta, Sì. se traduce osservano o conservano o custodiscono, Sì. Certo, e il diverso significato teologico di certo. questo termine. Grazie. Certamente. Dio ti benedica, santa giornata a te che chiami dalla Spagna. Allora, io credo, però adesso verifico che quando ne ho parlato non c'è molta, differenza, perché il verbo è polisemantico. Vediamo se ho ragione. Qui dice il versetto 12, sta la perseveranza dei santi. Che conservano, ecco, teruntes. Il verbo tereo vuol dire indifferentemente conservare o custodire, quindi è soltanto una sfumatura semantica. Come notate, non c'è molta differenza tra il dire di custodire, che forse è un po' più biblico, perché richiama quello che faceva la Madonna che custodiva nel suo cuore gli avvenimenti del figlio, o osservare. Dunque è soltanto una sfumatura, ripeto, semantica. Il verbo tereo vuol dire entrambe le cose. Se proprio dobbiamo scegliere, infatti nel Merkel è proprio nel Merkel, sì, no, si chiama del Merck, no, Merkel è la cancelliera tedesca. Nel Merck si dice proprio custodire, e questo mi sembra la traduzione più azzeccata dal verbo greco tereo. Bene, miei cari, allora concludiamo qui. Vi aspetto questa sera. Condividete il post alle 21:15 per la catechesi sull'ultima sezione del capitolo 14 del libro dell'Apocalisse. Su tutti voi, con l'intercessione dei due santi amici, Giovanni de Mata e Francesco d'Assisi, per intercessione Madonna di Lourdes, alla quale oggi iniziamo il primo giorno della novena, su tutti voi invoco la benedizione del Signore. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sia lodato Gesù Cristo e avanti. Con Maria.